Ciao ragazze, in questo video vi voglio mostrare i miei ultimi acquisti, le mie ultime compere, spesucce, saldose e non per quanto riguarda Kiko, per quanto riguarda Lush, e vi voglio mostrare anche due prodotti, uno della Fito e uno dell'HD che ho comprato recentemente. Per quanto riguarda la Fito, ho deciso di acquistare anch'io la famosissima Fito 7, perché se lo stesse chiedendo, si tratta di una crema idratante giornaliera, quindi da applicare quotidianamente sui capelli, però sulle lunghezze e sulle punte del capello. Questa l'ho comprata in farmacia, sono 50 ml di prodotto e l'ho pagata 13,50 euro, quindi decisamente caruccia, soprattutto in relazione alla quantità di prodotto 50 ml. Ho deciso di acquistare la Fito 7 e non la Fito 9 perché sì, ho dei capelli, soprattutto sulle punte, sulle lunghezze, che tendono a seccarsi, però secondo me la Fito 9 è più indicata per un tipo di capello molto secco e molto arido, quindi per evitare di appesantire o di ingrassare troppo il capello, ho deciso di acquistare qualcosa di più leggero e quindi la Fito 7. La sto provando all'incirca da 2 settimane e per il momento la prima impressione positiva. Non mi voglio sbilanciare, non voglio dire altro perché ho bisogno di altre settimane, almeno un paio di settimane, prima di dirvi realmente che cosa ne penso di questo prodotto e soprattutto se vale l'acquisto. Quindi sicuramente ne riparleremo più in là nel tempo. Poi ho deciso di acquistare anche il famosissimo olio di cocco dell'HD. Questo non l'ho acquistato online, ma l'ho acquistato in un negozio bio della mia città. Perché fosse di Cagliari o dintorni, questo negozio bio si trova in via Pergolesi e si tratta di un negozio molto carino che vende diverse marche, tra le quali appunto HD, Bioficina Toscana, Neve Cosmetics, Fito Cose, La Saponaria e via dicendo, diverse marche, anche la So Bio. E quindi ho deciso di acquistare l'olio di cocco dell'HD. Questi sono 250 grammi di prodotto e l'ho pagato 11,90 euro. Se invece lo acquistate sul sito di Ecoverde lo pagate 9,90, quindi 2 euro in meno, c'è comunque un minimo di risparmio. Visto che non dovevo fare un ordine sul sito di Ecoverde, ma volevo acquistare soltanto questo prodotto, ho deciso di acquistarlo in negozio. Questo non è il primo olio di cocco che provo, perché diverso tempo fa ho provato l'olio di cocco della CMD che si trova sempre sul sito di Ecoverde. Mi sono trovata molto bene e di conseguenza ho deciso di acquistare stavolta una nuova marca, questa dell'HD. Ovviamente ha un profumo pazzesco, sa proprio di cocco, ma cocco naturale, quindi non è una profumazione assolutamente chimica, essendo un prodotto bio. E questo è un prodotto, tra l'altro, che si può utilizzare per tantissime cose. Si può utilizzare per i capelli, quindi per creare degli impacchi, per shampoo, si può utilizzare anche come idratante per i capelli in minima quantità, perché è sempre un olio. Si può utilizzare come struccante, come idratante per il corpo, per il viso, insomma, ha davvero tantissime funzioni. Io per il momento l'ho utilizzato soltanto come impacco pre-shampoo e devo dire che la prima impressione è positiva perché subito dopo lo shampoo ho notato i capelli molto più luminosi, quindi più lucenti e anche più morbidi al tatto. Quindi staremo un pochino a vedere, però per il momento promette bene assolutamente. Poi per Capodanno sono stata a Sassari e ad Alghero e a Sassari è presente un punto vendita Lush, una bottega Lush. Per chi fosse della zona, questo punto vendita si trova nel centro commerciale Tanit. Quindi che cosa fai? Non ne approfitti? Ovviamente sì, sono stata appunto in questa bottega. La ragazza, tra l'altro, è stata molto gentile e molto carina perché mi ha dato anche diversi campioncini da provare e da testare. E io ho deciso di acquistare nuovamente la mia amatissima mascherina Piperita. Questa è per il viso e per la schiena e si tratta di una maschera scrub, più che altro è classificato come detergente, ma io la utilizzo come maschera scrub perché è molto purificante per il viso, quindi la consiglio per una pelle mista, per una pelle grassa. E tra l'altro, diverso tempo fa ho fatto una recensione su questo prodotto che vi lascio qui da qualche parte. Questi sono 125 grammi di prodotto e l'ho pagata 7,35 euro. Si presenta di questo color verde e sa proprio di menta. Una profumazione molto intensa, ma assolutamente non sgradevole o nauseante. E
è molto rinfrescante sul viso, quindi la consiglio soprattutto per il periodo caldo, perché è davvero un piacere stendere questa maschera sul viso, e la trovo molto purificante e allo stesso tempo anche illuminante, quindi ho deciso di riacquistarla. Poi ho deciso di acquistare il famosissimo balsamo scrub per il corpo Copacabana. Questa è la versione, se non sbaglio, da 90 grammi e l'ho pagato sì, 8,90, forse 9 euro, 9 euro e qualcosa, tra gli 8 e i 9 euro, e si presenta così, con questo panetto. All'interno ha dei microgranuli che idratano la pelle del corpo, ma allo stesso tempo hanno lo scopo anche di scrubbare, quindi di rimuovere le cellule morte. Sapete che io sono sempre alla ricerca di prodotti scrubbanti ma idratanti allo stesso tempo, quindi non potevo assolutamente lasciarlo lì. E questo appunto l'ho pagato sui 9 euro, non l'ho ancora utilizzato perché volevo registrare prima questo video. Infine in negozio ho deciso di acquistare un trattamento per capelli, questo si chiama Radici e qui dice il mega massaggio pre-shampoo per far diventare forti e sani i capelli fini e fragili. Si tratta in poche parole di un trattamento anticaduta per i capelli, sono 225 grammi di prodotto e ha un prezzo piuttosto elevato perché costa 17,95 euro. Però ero alla disperata ricerca di un prodotto salva capelli, perché vi giuro, io nell'ultimo periodo, anzi tutto l'anno, ma soprattutto nell'ultimo periodo, perdo una grande quantità di capelli quando li spazzolo, quando li lavo, quindi cercavo qualcosa di strong, di potente, di un prodotto anticaduta, e ho trovato questo qui che ho provato all'incirca 2 o 3 volte. Non mi voglio sbilanciare, non mi voglio illudere, però devo dire che la prima impressione è molto positiva, perché già sto notando dei miglioramenti. Si presenta così, di questo color bianco, e anche questo ha una profumazione abbastanza mentolata, però molto gradevole e anche molto rinfrescante sul cuoio capelluto, quindi sicuramente vi farò sapere una volta terminato. Sempre per quanto riguarda Lush, però stavolta online, perché c'erano diversi sconti, ho acquistato altri 4 prodotti. Innanzitutto ho acquistato un tonico per il viso. Devo essere sincera, io puntavo l'acqua di luna, però nel giro davvero di pochissimo tempo sono spariti tantissimi prodotti, sono andati sold out, quindi ho ripiegato sull'acqua di vita, che comunque è un tonico per il viso da 250 grammi. Questo in sconto l'ho pagato metà prezzo, sui 6 euro, 5,90 euro, quindi davvero un ottimo prezzo. E questo qui dice tutta la forza fresca e rivitalizzante della brezza marina a portata di mano, da vaporizzare sul viso tutte le volte che la pelle e lo spirito hanno bisogno di aria pura. Devo dire che le descrizioni Lush sono sempre molto carine e molto simpatiche. Questo non l'ho ancora provato, quindi non posso dirvi assolutamente nulla. Poi, sempre sul sito online, ho acquistato questa maschera per i piedi, che invece ho già provato. Questa è nello specifico rispetto ai piedoni, e tra l'altro all'interno contiene pietra, pomice, levigante, argilla e papaya, pomodori e cannella, e si tratta appunto di una maschera scrub per i piedi. Avendo all'interno pietra, pomice, è davvero molto scrubbante, ma allo stesso tempo non secca i piedi, ecco, riesce a idratarli molto bene, lascia la pelle molto idratata e pronta per l'applicazione di una crema idratante. Si presenta di questo colore qui, grigiastro, tipico appunto colore della pietra pomice, e devo dire che mi sta piacendo tantissimo. L'unica pecca di questi prodotti è la scadenza molto breve, quindi dovete utilizzarli davvero in breve tempo, e questo scontato l'ho pagato a metà prezzo, sempre al 50%, sui 4,50 euro. Poi, altro prodotto Lush preso sul sito è un detergente per il viso, Cherubini Fior di Pelle, e questa è un'edizione limitata, infatti esce solitamente nel periodo natalizio. Sono anche questi 100 grammi di prodotto, sempre a metà prezzo, sui 4,50 euro. Ne ho sentito parlare davvero molto bene, sono curiosissima di provare anche lui. Infine ho deciso di acquistare un sapone, il famosissimo Biancaneve. Anche questo è un sapone in edizione limitata che esce nel periodo natalizio, e questo sa proprio di mandorle. Queste sono mandorle allo stato puro, è davvero un bel pezzo da 100 grammi e in sconto l'ho pagato soltanto 2,90 euro, sui 3 euro all'incirca. Infine, per quanto riguarda il make up, ho acquistato qualcosina da Kiko. Ho acquistato 6 pezzi, tutti della collezione Dark Heroine, perché devo essere sincera, la Digital Emotion non mi ha colpito più di tanto. Io ho comprato innanzitutto un pennello, questo qui
è il pennello doppio della Dark Heroine e si tratta di un pennello per il viso per l'applicazione delle texture in crema e in polvere. Vedete, si presenta con una punta doppia, questa più che altro da cipria e questa magari da fondotinta. Non l'ho ancora utilizzato e questo l'ho pagato in sconto con il 30%, 11 euro. Adesso però ho visto che l'hanno messo al 50%, quindi costa all'incirca sugli 8 euro. E date un'occhiata perché sembra davvero un buon pennello, molto morbido. Io devo dire che mi trovo molto bene con i pennelli Kiko in edizione limitata, mentre con quelli della linea permanente non mi trovo tanto bene. Poi ho comprato due matite occhi della linea Twinkle Eye Pencil. Io tempo fa avevo acquistato la 06, quella grigio antracite, e mi piace tantissimo perché è super scrivente, super duratura, e stavolta ho acquistato la 03 e la 05, pagate con il 50% di sconto sui 3,80 euro. La 03 è un colore molto carino, un marroncino molto caldo che ha anche dei riflessi borgogna e violacei, mentre l'altra, la numero 05, anche questo è un colore molto bello che mi ha colpito tantissimo, è un color verde ottaneo, molto intenso anche questo, e devo dire che mi sono piaciute subito appena le ho viste, già quando è uscita. Poi, la collezione, ho comprato la famosissima palette, la 01, la Lounge Warm Tones, questa qui è davvero famosissima, ormai tutte hanno acquistato questa palette. Tempo fa il mio ragazzo mi aveva regalato la 04, con la quale mi trovo benissimo perché secondo me la qualità di queste palette è molto buona. Sono 10 grammi, 12 mesi di scadenza dall'apertura, e questa in sconto al 50 l'ho pagata 8,40 euro. Ve la mostro velocemente, si tratta di questa palette dai toni caldi, borgogna, marroncini, dorati, è davvero molto bella e ho sentito recensioni super positive di questa palette, quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Come vedete io sono in fissa ormai con il borgogna, quindi non potevo assolutamente lasciarla lì, anche perché la puntavo proprio dall'uscita di questa collezione, quindi dal momento in cui hanno fatto uscire questa collezione io volevo acquistarla, però ho deciso di aspettare i saldi. Idem per quanto riguarda il rossetto, lo 02 Iconic Magenta. Questo invece contiene 2 grammi e l'ho pagato 3,80 euro a 3,90 euro. Questo è un colore stupendo, un color magenta malva davvero molto intenso. Adoro questa colorazione, è una delle mie colorazioni preferite per quanto riguarda i rossetti, e ovviamente scontato del 50%, insomma non ho resistito e l'ho acquistato nonostante non sia certo sprovvista di rossetti, però insomma con i saldi non potevo lasciarlo lì, e questo fa parte della linea Latex Like Lipstick. Ultimo prodotto acquistato è un blush della linea Velvet Stick Blush, questo contiene 5,5 grammi, scadenza 36 mesi, ho comprato la colorazione 03 Absolute Move, quindi un color malva. Devo dire che questo è l'unico colore che mi ha colpito, che mi è piaciuto tra quelli presenti e disponibili, perché secondo me è quello che contiene meno glitter, meno perlescenze. È proprio questo colore qui, un color mauve malva, molto intenso, sembra anche molto carino e molto pratico da applicare. Non c'è tanto prodotto all'interno, però per me questa non è una pecca, perché almeno così ho la vana speranza di riuscire a terminare questo prodotto, e questo l'ho pagato 3,90 euro al 50% di sconto. Bene ragazze, questo è tutto, questi erano tutti i miei acquisti saldosi e non per quanto riguarda Kiko, per quanto riguarda Lush, Fito e Kadi. Io spero ovviamente di avervi tenuto compagnia e spero di avervi dato qualche spunto per i prossimi acquisti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se volete qualche informazione in più su questi prodotti fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto, spero, nel prossimo video. Ciao!